Beh, se il cucciolo sporca proprio davanti al suo proprietario, il proprietario deve sapere come comportarsi. Ovviamente non deve pensare che si tratti di un dispetto, perché assolutamente sarebbe fuori strada. È semplicemente che in quel momento il cucciolo non è riuscito a trattenersi, per i motivi che sappiamo, magari era sovraccitato perché aveva appena finito di giocare. Allora ecco che se in effetti il proprietario vede il cane assumere quella postura che precede il fatto di sporcare, cosa potrà subito prontamente fare? Distrarre il suo cucciolo, per esempio con un rumore, anche soltanto battendo la mano su un mobile, oppure avendo già a disposizione un piccolo strumento come può essere una semplice bottiglia di plastica con dentro qualche sassolino che viene un po' mossa e agitata in maniera tale da creare quel piccolo frastuono che induca il cucciolo a guardarsi attorno, senza spaventarlo ovviamente, oppure intervenendo anche con una sorta di rimprovero che, come abbiamo visto in altri video, potrebbe consistere nell'intervenire sollevandolo dicendo no 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 e cercando in qualche modo di sorprenderlo affinché lui si blocchi, per poi portarlo giustamente nel luogo, nell'area dedicata dove lui potrà tranquillamente sporcare. Un altro consiglio che è fondamentale tenere in considerazione quando il cucciolo purtroppo sporca in casa è quello di non iniziare a pulire davanti a lui, onde evitare che questo diventi una sorta di rituale, quasi di gioco, che potrebbe nel tempo indurlo a sporcare per poi vedere il suo proprietario che corre con tutto il necessario per ripulire quello che è appena scaduto. Il consiglio è di utilizzare dei prodotti che vadano bene a degradare la pipì, onde evitare che il cucciolo trovi una traccia olfattiva e torni a rifarla lì anche nelle ore a seguire, nei giorni a seguire. Ovviamente sconsiglio di utilizzare prodotti a base di ammoniaca e candeggina, che in realtà da questo punto di vista porterebbero a dell'effetto opposto, proprio perché sappiamo che già nella pipì è presente traccia di ammoniaca. L'altra cosa che sicuramente dobbiamo evitare è di punirlo, soprattutto se non lo cogliamo sul fatto. Quindi quel famoso no, quel sollevarlo, è un qualcosa che possiamo utilizzare nel momento in cui lo cogliamo durante l'atto di sporcare. Ma se ad esempio noi eravamo in un'altra stanza, torniamo e troviamo traccia di feci e urine, non andremo di certo a prendere il nostro cucciolo e a rimproverarlo, né tantomeno andremo a prendere il nostro cucciolo mettendogli il muso dentro dicendogli non si fa, perché abbiamo già visto molte volte che questa cosa non ha nessun senso. Qui di lato vi lascio altri due video dove rispondo ad altre vostre domande. Vi ricordo che per farmi nuove domande basta iscriversi al sito www.bowboys.tv e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo clip. Ciao Bowboys!